La mattina del 25, se non erro, ci saranno tre gruppi che giungono dalla Francia, uno dei quali da Monte Carlo, che giocheranno un torneino con dei ragazzi giovani e per poi venire al pomeriggio a vedere le partite. Il 22 avremo una gara rievocativa di una grande sfida tra gli ex atleti della Clippan e gli ex atleti della Panini Modena e della Santal Parma, che hanno formato una mista, e quindi sarà il collaudo del palazzetto, della struttura preparata, e sarà un collaudo anche per gli operatori RAI che saranno lì ad operare nei giorni della manifestazione. Negli anni storici, esattamente 30 anni fa, la nostra squadra di Torino vinceva Scudetto e Coppa dei Campioni e ci aveva anche abituato a degli spettacoli di alto livello alla Ruffini. Quella realtà non esiste più. Il volley Piemonte è comunque ben rappresentato, perché abbiamo le ragazze di Novara e i ragazzi di Cuneo, che oltretutto sono anche campioni d'Italia in carica, che ci stanno dando onore, no? Alla nostra terra piemontese. Però in questi anni, grazie soprattutto al lavoro di Ezio Ferro, il grande volley non è mai mancato sul palcoscenico torinese, in particolare, no? Perché abbiamo ospitato finali di Coppa CEV, di Coppa di Supercoppe femminili, il torneo della nazionale femminile che da due anni oramai è qui, partite della World League, quindi il grande volley non manca. Speriamo che questa occasione di avere la grande pallavolo a Torino sia stimolo, perché nascono magari qualche reazione positiva per riportare la grande pallavolo a Torino e farla crescere sempre di più nel nostro territorio piemontese.